Abbiamo con noi oggi qui Gianluca Marras. Ciao Gianluca. Ciao Andrea. Gianluca è traduttore tecnico specializzato in brevetti, infatti terrà per noi il laboratorio di primavera 2011 dedicato ai brevetti. Esattamente. E, ci racconti un po' come è iniziato questo tuo lavoro, questa specializzazione, come è iniziato? È stato abbastanza casuale, perché io ho sempre voluto fare il traduttore, però non mi è mai capitato il contatto per tradurre appunto dei libri, come immaginavo più da ragazzo. E invece è capitato un contatto con un ufficio brevetti che mi ha dato la possibilità di iniziare. E così abbiamo portato avanti questa carriera per me da 10 anni. Che tipo di competenze servono? Tutte le sarai fatte nel corso degli anni, ma insomma normalmente che cosa bisogna saper fare per tradurre un brevetto? Io ho una formazione prettamente umanistica. Diciamo che bisogna avere voglia di imparare anche delle cose più tecniche, utilizzare le proprie competenze linguistiche per rendere un brevetto più leggibile possibile, avere anche le caratteristiche proprio di un traduttore, cioè una buona memoria per i termini, per non perdere poi magari tempo a cercarli ogni volta, ma anche una buona precisione durante il testo che permette una certa omogeneità, anche perché i brevetti richiedono. Mi dicevi tra l'altro prima che questo tipo di competenze sono tipiche dei linguisti, mentre invece a volte i tecnici sono più preparati, ma ovviamente meno bravi a scrivere un testo scorrevole, leggibile, no? Un tecnico in genere riesce a scrivere nella sua lingua, lo scrive magari bene, però la traduzione viene sempre abbastanza male. Diciamo, avere magari un collaboratore che è un tecnico del settore permette di tradurre dei termini specifici in maniera molto più appropriata, questo sì. Senti, alle persone che si avvicinano al tuo corso, che sono interessate appunto a tradurre dei brevetti, cosa puoi dire? Cosa ti conviene fare, a parte seguire ovviamente il tuo corso, ma che cosa, che genere di... me lo consiglierai sicuramente durante il corso, ma che cosa gli consigli di prepararsi? Consiglio di stare attenti alle nuove tecnologie, che sono appunto l'aspetto che nei brevetti che si trovano in questi giorni è l'aspetto preponderante ovviamente, e di avere tanta voglia di fare ricerche su internet, sui nuovi termini, su possibili traduzioni di termini tecnici appunto, e di non isolarsi, ma anzi al contrario di collaborare con esperti di vari settori. Questo permette di avere un appoggio e una base di partenza molto più forte. Famosa rete di fidanzati, mogli, esatto, mariti, eccetera. Conoscenti, anche vicini di casa. Senti, un'ultima domanda riguarda il brevetto più strano che hai fatto, che mi incuriosisce un po'. Immagino che a volte ci siano anche delle invenzioni curiose, no? Assolutamente, questo forse è l'aspetto più divertente. Ci sono delle, quello più strano è stato un apparecchio che avrebbe permesso, permetterà anzi, alle donne di poter fare i loro bisogni all'aperto in piedi, come noi maschietti. E qualche altra cosa in questo momento non mi vengono in mente, però ce ne sono tante. Diciamo che una scoperta che possiamo lasciare ai traduttori quando inizieranno. Bene Gianluca, a questo punto diamo appuntamento ai nostri colleghi per il 21 giugno, quando inizierà il tuo laboratorio. Perfetto. E naturalmente vi facciamo tantissimi auguri, in bocca al lupo per questo primo corso. E qui lupo, speriamo che sia di grande vantaggio agli studenti. Sicuramente lo sarà. Grazie a tutti e ricordiamo che per eventuali informazioni basta andare sul sito della European School of Translation, che è www.e-schooloftranslation.org. A presto. Ciao, grazie. Ciao, grazie a te.